Ciao a tutti, un esempio di quello di cui parlavo nell'ultimo video è dato anche dalla fotografia. Io sono un appassionato di fotografia, ho una macchina fotografica digitale, ogni tanto faccio come tutti qualche foto sul telefonino, però ho anche una macchina fotografica analogica a pellicola che uso molto molto raramente, però mi piace usare, benché sia obiettivamente un po' più scomoda rispetto a una macchina digitale. Ma il problema più grande è che è più costosa, perché chiaramente bisogna comprare il rullino, bisogna, quando è finito, farlo sviluppare e poi fare tirare su le foto con lo scanner oppure farle stampare. E questo costa in tutto, penso, tra i 10-15 euro, anche di più se 10-15 euro qui in Russia. In Finlandia è tutto più caro. Se poi si conta che in un rullino ci sono solo 24 o 36 al massimo scatti, si capisce che c'è un considerevole prezzo, costo, associato ad ogni scatto. Allora, perché usare un mezzo così antiquato quando possiamo usare le macchine fotografiche digitali? Beh, perché questa difficoltà della macchina fotografica a pellicola ha anche i suoi pregi, che sono pregi che ricadono sul fotografo. O meglio, queste difficoltà stimolano il fotografo a migliorarsi. Perché? Beh, perché prima di tutto, prima di fare uno scatto, ci pensi un po'. Quando hai la statua davanti, provi ad andarci un po' attorno, provi ad accucciarti, provi a trovare angolature un po' diverse per fare una foto che sia più valida, diciamo. E poi magari può anche essere che decidi di non farla proprio. Invece con la macchina fotografica digitale o col telefonino si fanno 3-4 scatti senza magari muoversi tanto, si prova un po' così con la mano diversi angoli e poi si dice, beh, uno di questi 3-4 scatti sarà buono. E dopo però si deve perdere tempo quando si torna a casa a cancellare tutti gli scatti che sono più o meno di doppioni. E questo bisogna farlo, spero che lo facciate tutti, perché ogni tanto io vedo che qualcuno non lo fa, ma gli mostrano le foto delle vacanze, loro ti mostrano 100-200 foto, di cui tre quarti sono doppioni di qualche altra foto, ma ricambia un po' l'angolo di qualche millimetro, cambia un po' il sorrisetto, l'espressione di qualche persona, ma insomma è abbastanza noioso, ecco, guardare 200 foto quando potrebbero essere 20. E non è solo questo, c'è anche il fatto di abituarsi a muoversi, ad accucciarsi, a cercare l'angolazione migliore, comunque dopo si porta anche quando si fanno foto digitali. Quindi io un po' credo di essere migliorato da quando ogni tanto uso la macchina fotografica a pellicola, perché ti fa ragionare un po' di più. Chiaramente non si può usare sempre per eventi sportivi, per esempio fare foto dei bambini che corrono, chiaramente la macchina digitale è una comodità che è insuperabile, però per foto, diciamo, turistiche, secondo me ha un gran senso avere una macchina fotografica a pellicola, comunque magari prenderla ogni tanto quando si va a passeggiare. Quindi se avete a casa una macchina fotografica a pellicola, ecco, provate a usarla ogni tanto e vedrete sì che è scomoda, però la difficoltà che ci porta, soprattutto legata al costo, ci aiuta, ci fa diventare un po' migliori. Fatemi sapere se fate l'esperimento come va a finire. Ciao ciao.